quando non avviene un risultato per 13 anni di fila, per invertire il trend serve una prestazione veramente importante. E oggi credo che la prestazione del gruppo, la voglia di sacrificio sia stata di altissimo livello. Mi sento di dare un voto importante a tutto l'organico, perché nonostante avessimo avuto la palla del 3-0 e non è stata concretizzata e abbiamo preso subito dopo gol, siamo rimasti compatti, abbiamo sofferto da grande squadra e nonostante la condizione atletica ad agosto non può essere ottimale, siamo riusciti a tirare fuori qualsiasi briciolo di energia e portare a casa anche con un po' di mestiere questi tre punti. C'è stata una deviazione nel secondo tempo, su una deviazione poi ha tirato Simone, ha toccato il piede palo, un uno contro uno con Chiesa, una palla che ballava sulla linea, una il primo tempo a giro sulla mia destra. Peccato solo per il gol, perché ero coperto, la palla è schizzata, ho dovuto richiamare la mano di richiamo, ma non ho fatto in tempo a arrivarci con forza e l'ho indirizzata, ma purtroppo all'interno del palo. Se non avessimo preso quel gol siamo stati più tranquilli tutta la partita. Le vittorie cementificano i rapporti e le convinzioni del lavoro, quindi vincere aiuta sempre a credere in quello che si fa. E questo serve anche per chi ha il mister da poco tempo, per imparare i movimenti e quello che richiede lui a un giocatore per il suo calcio. Alcuni giocatori lo conoscono da più di un anno e sanno qual è il suo pensiero, altri lo stanno conoscendo e le vittorie aiutano a dar tempo appunto ai nuovi di entrare nei meccanismi e poter dare una mano importante come è successo oggi alla Sampdoria.